Questa è una cosa veramente paradossale. In realtà la società mi è rappresentata, ritenendo di essere, di fare cosa assolutamente normale, ha cominciato a vendere, cioè ha venduto pizze di formato diverso da quelle, diciamo, più grandi, da quelle tradizionali. E non solo è una cosa che si fa in tutte le pizzerie del mondo, è una cosa che tradizionalmente viene realizzata da sempre. La pizza nasce come prodotto da asporto e la situazione è veramente drammatica. Dietro questo locale non c'è solo una qualità operativa, è un'eccellenza. Ci sono anche 15 dipendenti e 15 famiglie. Ora noi abbiamo una speranza ancora processuale legata ad un ricorso che abbiamo depositato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord alla cognizione della dottoressa Caserta. Noi speriamo che il giudice possa rimediare a un errore giudiziario clamoroso e sospendere l'esecuzione forzata.